Buongiorno a tutti, iniziamo questo elenco di video ripetizioni sulle web application parlando innanzitutto dell'ambiente di sviluppo. L'ambiente di sviluppo J2E per applicazioni web in Java è principalmente utilizzato, si chiama Eclipse. Tale programma può essere tranquillamente scaricato dal sito della casa madre di Eclipse. Per scaricarlo andiamo su Google, scriviamo Eclipse download e vediamo che il primo link è proprio la pagina di download della casa madre di Eclipse. Vediamo che Eclipse ci fornisce tutte le ultime versioni di questo tipo di programma. In particolare quella che a noi interessa principalmente è la prima versione che vediamo, For Java EE Developer, che è appunto la versione per sviluppare web application. Esistono anche altre versioni, come ad esempio la versione di Eclipse per Java, per sviluppatori Java semplice, oppure la versione di Eclipse per sviluppare in C++, ma esistono anche varie versioni, proprio principalmente sviluppate per determinati framework, come ad esempio Spring, Hibernate, eccetera. Nello scaricare Eclipse dobbiamo vedere innanzitutto, selezionare innanzitutto il sistema operativo su cui stiamo lavorando e scegliere se il sistema operativo è a 32 o 64 bit. Una volta scelto il sistema operativo, Eclipse verrà scaricato dal sito. Ora noi non lo scarichiamo poiché già ne abbiamo scaricato precedentemente una versione. E una volta scaricato Eclipse si presenterà sotto forma di un file zip, che è questo che sto evidenziando in questo momento. Questa versione di Eclipse Juno, è l'ultima versione sviluppata da Eclipse, che è stata realizzata nel 2012. E entrando su questo file zippato vediamo che a sua volta contiene una cartella di Eclipse, che all'interno contiene il file di esecuzione del programma. Estraendo questa cartella all'interno di C, noi già questa cosa già l'abbiamo fatta per velocizzare i tempi, noi possiamo entrare ed avviare il programma. La prima cosa che ci chiede Eclipse per sviluppare progetti è quello di realizzare un workspace, ossia un ambiente di lavoro che non è altro che una cartella dove Eclipse sa che deve modificare o inserire nuovi progetti o anche eliminarli. Io posso anche, ogni volta che avvio Eclipse mi chiederà qual è l'ambiente di lavoro su cui deve lavorare. Se io ne decido uno una volta per tutti e spunto usa questo come default, Eclipse mi manterrà sempre questo all'avvio e non mi chiederà più qual è l'ambiente di lavoro su cui devo lavorare. Premiamo ok e avviamo Eclipse. Una volta avviato Eclipse possiamo vedere che Eclipse si presenta sotto forma di quattro finestre. Nella prima, questa a sinistra, verranno visualizzati tutti i progetti e da quali classi sono composti questi classi e cartelle sono composti questi progetti. In questa centrale vi è l'ambiente di sviluppo vero e proprio, ossia viene visualizzato il sorgente, che può essere un sorgente XML o un sorgente Java. E in quest'altro ambiente vengono visualizzati i metodi di una determinata classe su cui si sta lavorando. In fondo vengono visti i parametri di progetto, in particolare se si sta utilizzando un determinato server, in questo caso non abbiamo ancora definito nessun server, e eventuali errori presenti all'interno del progetto, sia in forma statica, ossia prima di effettuare il running del progetto, sia in forma dinamica, ossia mentre il progetto è in esecuzione. Possiamo vedere che Eclipse contiene una barra dei menu
tipica di molte finestre di molti programmi Windows. In particolare, andando su File, noi possiamo tranquillamente creare un nuovo progetto. Eclipse ci suggerisce i principali tipi di progetto su cui noi possiamo lavorare. Se non, il nostro progetto non appartiene a questi tipi di progetto, noi clicchiamo su New Project e scegliamo qual è il nostro progetto di interesse. Per sviluppare, noi possiamo, con questo tipo di Eclipse possiamo anche sviluppare semplici applicazioni Java oppure sviluppare web application cliccando su un progetto di tipo Dynamic Web Project. Facciamo Next, digitiamo il nome del progetto, lo chiamiamo My Project. Non possiamo, qui ci fa già digitare qual è il server su cui questo progetto deve essere girato, però nel nostro caso ancora non abbiamo nessun server installato. Qual è la versione modulare del progetto? La del punto 0 è quella più evoluta, quella in cui diciamo si utilizzano delle particolari configurazioni che nelle versioni precedenti non vengono sviluppate. E poi come configurazione lasciamo la configurazione di default del progetto. A questo punto andiamo avanti, next. Il progetto ci dirà qual è la cartella sorgente dove mettere i file compilati e qual è la cartella dove mettere i sorgenti, che si chiama SRC. Proseguiamo, next. In quest'ultima pagina Eclipse ci suggerisce. Ci dice che il context root, cioè il percorso del contesto del progetto, dove noi, di configurazione del progetto, è chiamato MyProject e la directory dove verranno inserite le pagine web e tutti i contenuti web è chiamata WebContent, che adesso la vedremo meglio. Inoltre Eclipse ci suggerisce, cioè ci chiede se noi vogliamo già generare il file di configurazione XML che in genere viene posto all'interno della cartella di web content. Spiegheremo più avanti meglio come funziona questo tipo di file. Facciamo generate web XML e clicchiamo finish. A questo punto Eclipse genererà un nuovo progetto. Attendiamo un minuto, anche meno, qualche secondo, che Eclipse genererà questo primo progetto. Il progetto è stato generato. Come dicevo prima, questa finestra contiene un prospetto d'albero degli elementi del progetto. In particolare in un'applicazione web, ma anche in qualsiasi progetto, ma in un'applicazione web precisamente, i sorgenti verranno scritti appunto dentro la cartella che indicavo precedentemente, chiamata SRC, i package e i sorgenti, mentre i contenuti web vengono inseriti dentro una cartella chiamata Web Content. Cliccando su WebInf, noi abbiamo un'altra cartella dove vengono inserite tutte le librerie del progetto e un file chiamato WebXML che appunto contiene la configurazione iniziale del progetto. Se entriamo dentro questo tipo di file, Eclipse ci fa vedere, diciamo, una lettura dell'XML all'interno di questo file, però noi possiamo vedere direttamente il sorgente cliccando su Source e una prima implementazione dell'applicazione web di Eclipse ci fa vedere che il file di configurazione
risulta molto semplice, il nome dice semplicemente qual è il nome del progetto e quali sono i file di inizializzazione del progetto. Questo significa che se avviando il progetto MyProject con un web server non è presente sulla cartella web content un file di questo che ha questo nome, tipo index.html, index.htm, index.gsp, default.html, default.htm, default.gsp, il progetto darà errore. Qui a destra invece vediamo appunto come è strutturato il file XML. In basso, lo vedremo nelle lezioni di seguito, vediamo che il progetto non ha per il momento nessuna associazione ad un server e per il momento non contiene errori, anche perché è vuoto, non presenta nulla. Se noi vogliamo, clicchiamo con il tasto destro sopra il nome del progetto, Eclipse ci fornisce tutte le possibili configurazioni che possiamo effettuare sul progetto. Molto importanti sono la possibilità di creare il build path, ossia selezionare quali librerie deve utilizzare il progetto. Vabbè, rinominarlo, importare un nuovo progetto, esportarlo come file Word perché i Dynamic Web Project possono essere esportati solo come tipo di file Word e in particolare andando su Properties permette anche di selezionare qual è il server che noi vogliamo utilizzare. In questa pagina e anche qual è il compilatore del progetto. Di default Eclipse, quest'ultima versione di Eclipse, ci fornisce come compilatore la versione di Java 1.7 che rispetto alle ultime versioni è ancora più avanzata, poiché fornisce la possibilità di utilizzare vari componenti come ad esempio le annotation, che poi spiegheremo meglio cosa sono. Nella prossima lezione vedremo proprio all'opera come funziona un'applicazione web.